No, tutti i martelli sotto le corde, esattamente centrati sotto le corde. Però devono avere una posizione a riposo e anche a contatto con le corde conveniente. Preferisco che a riposo siano abbastanza spaziati, perché altrimenti dopo se devo togliere un martello non so più dove rimetterlo. Se sono spaziati so che deve stare uno in mezzo all'altro. Se sono spaziati anche i cavalletti sotto hanno un respiro migliore, non rischiano di toccarsi. Ad esempio adesso li ho collocati direttamente sotto le corde, no? Però a riposo qui c'è un grande spazio. Se io lasciassi le cose così e dovessi poi tarare il martello, il cavalletto esattamente sotto, avrei il rischio a questo punto di due cavalletti che si toccano e sfregano. Allora invece devo mettere spaziati i martelli e fare delle correzioni nella corsa con delle cartine, in modo che ho sia i martelli spaziati a riposo che spaziati a contatto. No, devo ricavare la quantità di cartine da mettere per far correre i martelli dove voglio io. Invece riesco invece a indovinare, a leggere qual è la spaziatura ideale, la realizzo, dopo vado a leggere su chi non va al suo posto, lo correggo come movimento, non come posizione. Se io per qualsiasi motivo ho bisogno di estrarre un martello, di toglierlo e rimetterlo perché so che sta in mezzo ai due compagni di fianco. Allo stesso tempo di avere i cavalletti di sotto spaziati, come sono spaziati i martelli, altrimenti dovrei per riflesso avere due cavalletti troppo vicini, come sono troppo vicini i due martelli. Quindi se io salgo, lui va a destra. Ecco perché, avendolo posizionato sulle corde, per appagare in ordine, quando è a riposo è tutto a sinistra. Allora io so che qui dovrò togliere una cartina, che suppongo che ci sia, ma c'è. In questa maniera leggo il lavoro che è stato fatto prima. E questa minima cosa qui? Corregge la... Che è una specie di piccolo spessore, insomma. Sì, di carta. Fa inclinare la base, quando sale l'asse in cui ruota il martello. Non so, è più sempre fatta sia per una questione geometrica, per consentire al martello di ruotare nel suo spazio senza toccare. Più lavoro adesso, più faccio fatica adesso e meno lavoro in fase finale. La finitura finale è niente a confronto al lavoro di preparazione, sono giorni di preparazione. Io qui ho scritto che devo mettere qualcosa qua, sì, su questo lato. Infatti se tu guardi come sale questo, vedrai che va più a sinistra, vedi? Lui ha un difetto di corsa e va a sinistra, mentre giù a riposo è spaziato. Infatti io qui ho messo che devo aggiungere cartina qui per farlo andare a destra. Quindi ora vedo questo errore, quando avrò messo la cartina lo dovrò vedere. Non asciughi quel fondo, secondo me? Sì, perché la fiamma secondo me è molto violenta sulle fibre del legno e macchia, sporca, fa dei segni che l'aria calda non fa. Qui un segno piccolo, quindi vuol dire poco intervento. Vedi che anche lui va a sinistra, esagerando la rotazione lo si vede meglio, che
questo centrale sta andando sempre più a sinistra, quando è giù sembra spaziata. E addirittura questo è un errore, due cartine. Ah. Una. Eh sì, perché è come se non ci fosse nessuna, insomma. No. Allora, chi ha fatto in precedenza ha scelto una esecuzione meno laboriosa, però non ci piace. Allora sono stati cambiati i martelli? Sì, sono stati cambiati i martelli e li hanno limati poi per poter... Ma allora non era un martello conforme all'originale? No, infatti è stato cambiato il martelliere ancora negli anni 85. Però è molto piccolo il martello del Grotria e va scelto uguale. È una meccanica nella meccanica, perché le meccaniche inglesi a scappamento semplice di metà 800 avevano direttamente un montante che faceva salire il martelletto con varie forme e soluzioni, ma il concetto era scappamento semplice, un montante diretto che partiva dal tasto. Oggigiorno invece il montante si è ridotto a essere un pilota e sopra il pilota c'è un'altra meccanica, quindi una meccanica nella meccanica. E questa qua, sì, diciamo un moltiplicatore di efficienza, ma anche un sistema che consente di avere n ripetizioni piuttosto che una sola alla volta. Il montante quindi dal tasto viene spostato sul cavalletto ed è questo elemento riportato qui che però sta all'interno di un nuovo sistema che viaggia con una rotazione sua propria. Parallelamente abbiamo il montante che viene quindi fatto salire ed è lui che spinge il rullino. Però quando il martello per effetto dello scappamento cadrà, anziché cadere sul paramartello, cadrà sulla leva di ripetizione, che è sostenuto da una molla, consente di fare una ripetizione dentro al tasto, non più tornando da capo, ma verso la fine dell'azione precedente. Quindi quello che noi chiamiamo un secondo scappamento. Questo è il cavalletto. Cavalletto. Questa è la forcola o flangia del cavalletto. Questo è il montante, con i suoi regolatori. E questa è la leva della ripetizione o tangente. Questo è il tallone del cavalletto, questi sono i panni che ti ho cambiato perché ho usurati. La zona centrale non è mai incollata, in modo che si attutisca il rumore. E c'era già una cartina, ma non basta, gliene aggiungiamo. Attenzione al filo. Questo è tipico della meccanica Renner, insomma, altre meccaniche... No, tutte le meccaniche moderne sono tutte così. Il cavalletto è stato progettato e brevettato la prima volta da Erard nel 1828. Non è una novità. Poi il fatto che si sia... La Renner in cosa si distingue dalle altre? Ma un'ottima qualità di materiali, scelta dei legnami... Quindi raggiungere. Non come meccanismo di funzionamento, ma come qualità di componenti. La Renner produce componenti. Il tuo dito è più o meno orizzontale e verticale, ha una geometria variabile. Il nostro problema è trasferire l'energia del dito dentro il pianoforte e andare a trovare le corde. Allora se tu immagini una linea rossa dove passi l'energia dal dito fino a trovare la corda, dobbiamo dalla verticalità variabile del dito passare tramite un oggetto orizzontale che è il tasto e andare dentro la cassa del pianoforte per cominciare a portarci nella zona. Poi c'è il pilota che è un elemento verticale e quindi di nuovo come il tuo dito è posto prevalentemente in verticale ma lui è fisso e trasferisce l'energia in alto. A quel punto abbiamo un elemento che è orizzontale, che è la base del cavalletto, e quello che ti ho detto è una meccanica della meccanica, quindi questo rappresenta di nuovo l'elemento orizzontale. Cioè tipo il tasto, insomma. Il tasto, sono parenti, diciamo. Però dopo c'è subito l'altro elemento verticale, quindi ci spostiamo ancora più in alto, perché dobbiamo andare verso le corde, siamo entrati dentro il pianoforte, dobbiamo salire a trovare le corde, l'arpista fa così con la mano e va a trovare la corda, ha fatto tutto, noi dobbiamo... darci a trovare la corda. E il
montante a questo punto, che essendo verticale come il tuo dito, si accompagna all'asse centrale del rullino che è verticale, e a questo punto andiamo in posizione sotto la corda tramite un braccio più o meno orizzontale, perché la sua posizione è variabile, come lo era il tuo dito. Quindi la stina del martelletto è quello che assomiglia in un certo senso come variabilità di più al tuo dito, e dopo di nuovo un elemento verticale e siamo arrivati alla corda. La corda è orizzontale, quindi c'è qualcosa che non va bene. Il tuo dito era verticale, c'è qualcosa che non va se la corda è orizzontale, vuol dire che non abbiamo chiuso il cerchio. Infatti la corda appoggia su un ponticello che è verticale. Quindi di nuovo il ponticello è il tuo dito. Se tu ci pensi, che cos'è che tocca la corda e la definisce? È il ponticello, veramente. Tu la vai a pizzicare se sei un arpista la corda, ma il violinista la va a creare la scala, mettendo il dito e premendo sul manico. Quindi il ponticello è il tuo dito sotto la tavola armonica. Ma non è finita, la tavola è di nuovo orizzontale. Quindi dov'è che finisce veramente tutta la storia? È sotto la tavola, se tu guardi, ci sono delle catene, che sono verticali. Ecco dove finisce la faccenda. Cioè, tu di qua col dito, la catena di là, teniamo stretto un sistema, insieme. Quindi vedi che non è affatto banale, soprattutto non è facile far sì che tutti questi trasferimenti nello spazio avvengano in maniera conveniente, perché le leve devono, se sono vantaggiose, rimanere sempre vantaggiose in un certo range, e se sono di tipo svantaggioso lo devono rimanerle in un certo... Se perdiamo il filo di questa geometria abbiamo degli errori che si ripercuotono nella fase finale. Quindi è una progettazione molto molto esigente dal punto di vista della geometria dei calcoli. Poi non parliamo del cavalletto, il sistema è talmente complesso che rispetto alla meccanica a scappamento semplice inglese ci sono delle complicazioni tali per via del cavalletto, che ci dà grandi vantaggi ma ci esige una grande precisione progettuale. Basta una variazione di un millimetro nei punti di fulcro di applicazione delle forze in un cavalletto e abbiamo delle macroscopiche variazioni in quello che poi è il movimento del martello verso la corda in rapporto a quello che fa il dito sul tasto. E noi questo non lo vogliamo, anche conseguenze sul peso, sull'attrito, sulla massa da muovere. È molto esigente la progettazione. Allora, qui abbiamo una cartina da una parte scomodamente. Nel caso del cavalletto invece può avere senso aggiungere più cartine, perché vogliamo anche trovare, se qualche cavalletto è troppo avanti, io posso portarlo in asse rispetto ai suoi fratelli. Che è quello che farò qui. Quindi in questa fase giochi molto con le cartine, insomma, sia di là che di qua. Sì. Thank you.
punto tu l'intonazione l'hai già fatta dell'apice, sì, del martello, quindi la preparazione di ieri hai fatto anche quello, insomma, sì, il martello in piano con le corde, adesso perfezione, adesso solo la cordatura pura, insomma, no, dove sento che un unisono ha difficoltà a trovare una forma c'è un errore da correggere, adesso vado a caccia gli errori.